ragazzi, buongiorno. Mi si sente? Mi si sente? Ci siamo? Si sente un po' bassino. Vediamo. Minutino. Va bene così? Abbastanza bene così? E non... vaffanculo, vaffanculo, dai. Ancora comunque attraverso internet sembra abbastanza alto, quindi va bene così. Ragazzi, finalmente con oggi ce l'abbiamo fatta. L'affiliato è stato raggiunto. Rimaneva solo dall'ultima live di Bloodborne, rimaneva da streamare solo 7 giorni diversi. Questo è l'ultimo, quindi stasera, dopo la live, in chiusura, ci facciamo il brindisi. E non sto scherzando, eh. Ho la bottiglia qua accanto. Si può fare, si può fare. Io dell'acqua fredda o della Sprite di 4 mesi fa. Va bene comunque, non ci sono problemi. Aspettiamo ancora due minutini e poi partiamo. Poi switcho al gioco. Nel frattempo dovevo fare una cosa, però non ci penso in questo momento. Cazzo fare? Io non ci penso, non ci penso. Ah, sì, sì. Stavo pensando se ne ho la possibilità, nel frattempo ne parlo qua, poi eventualmente lo ribadisco, se eventualmente aggiungessi un altro stream, cioè un altro giorno per streamare con qualcosa di diverso o anche con Bloodborne, con Subnautica, un quarto giorno alla settimana, escludendo quelli che ci sono già, per di sera, per che orario vi andrebbe bene? Ci vediamo poi eventualmente, faccio il sondaggio su Instagram, quale giorno e quale orario viene meglio, visto che comunque dobbiamo venirci incontro, perché comunque devo vedere se lo posso fare. Sicuramente un giorno in cui non posso farlo è il sabato, che preferisco tenermelo libero. Qua è tutto a posto, va bene. Quindi eventualmente poi faccio un altro sondaggio su Instagram e decidiamo là, perché comunque io direi di rimanere così, quindi 7, 9, ok. Perché comunque visto, vedo che siete abbastanza coinvolti, vedo che vi piace, perché non fare un altro giorno? Tanto fosse per me, potessi farlo, streamerei 5 giorni a settimana minimo. Sono le 7:10, perfetto. Va bene, allora. Kevinone, buonasera tesoro. Buonasera. Partiamo. Partiamo. Gioco si sente? Voce si sente? Si sente tutto? Ti sento bassissimo. Alziamo pure qua. Non so per quale motivo mi sentite basso. Va bene così. Dovevo... sì. Sì, ok. Chi cazzo ti ha detto? Adesso mi sente alto. Oh, va bene, ok. Ora ci siamo un po' come... volume? Volume generale, ci siamo? Io non so se ho toccato qualcosa o se è la demo. No, vabbè, un filmato introduttivo, sì. Era un filmato introduttivo. Che voglio vedere comunque, perché mi interessa.
musica di tensione. Bello. Bro, devi provare Plague Tale, è meraviglioso. Una piccola per... Qual era Plague Tale, cazzo? Lo so, aspetta, qual era? Non mi ricordo. Rinfrescami un attimo la memoria, non ci penso in questo momento. What? Completamente. Ok. Il gioco dove, non, dove ci sono un fratello e una sorella. Ecco. Ha molti elementi stealth e qualcosa a stile della Last of Us. Sì, ma ok, ora me lo sono ricordato. Ora me lo sono ricordato. Sì, purtroppo ho lasciato un po' il mondo del PC negli ultimi anni. Infatti non ho praticamente comprato un cazzo. Allora, signorina. Aspetta. Quale cazzo era? Oh, vorrei salutare qua. Dove cazzo erano i cosi? I cenni. Come si apriva la cosa dei, ce dei, ge dei cesti? Sì, dei ce de dei gesti che non mi ricordo. Vabbè, salve signorina, salve. Centrale. Questo gioco è la dimostrazione che si può fare un gioco a tema horror senza fare effettivamente paura. Come anche Strange Journey. Gioca Strange Journey. No, questo non lo conosco. Vabbè, sì, ma allora, secondo me. Il tema è bello, cioè l'ambientazione, il tema, tipo licantropi e tutto quanto, bellissimo, eh? Top, assolutamente. Però, dico, già qualcuno l'aveva fatto già prima e qualcuno l'ha fatto pure dopo. Mi viene in mente, nello stesso anno, per esempio, è uscito The Order 1886, che anche là, licantropi, vampiri e tutto quanto, sangue, eccetera, eccetera. Arrivederci, arrivederci. Abbi cura di lei, cortesemente. Va, ricominciamo subito. Va bene. Ora, ovviamente non gioco da una settimana, quindi siate un attimino clementi. Mi riprendo, mi rinfresco e poi andiamo a spaccare i culi. Salve. La paura è soggettiva, comunque io da piccolo giocavo a Nightmare Creatures e per quanto fossero scene horror non mi toccava minimamente, assolutamente sì. Grazie. Allora, non ricordo l'altra volta fino a dove eravamo arrivati di lontananza. Salve. Buongiorno. No, 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 non ne vale la pena. No, 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 no. Due ancora non me la sento.
Qui c'ero venuto, sì, mi ricordo, qui c'ero venuto. Salve. I cani, i cano. Salve. Stiamo calmi. No, 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 colpire attraverso le ringhiere è una cosa che posso fare solo io, grazie. Non abusiamo dei bug, per favore. Almeno non voi che siete nemici. Devo abbassare. Sento. Oh, ok. Mamma mia, che casino che avevo nelle orecchie. Eccolo là, sì. Yes. Alla fine è qua. Buonasera. Cosa c'è ora? Ho modi migliori per passare il tempo. Amore, hai trovato per caso un luogo sicuro? No. Mio, sei una porta! Va bene, sì. Eravamo qua sulle impalcature, diciamo, tra virgolette. Oh no. Via, grazie. Grazie. Salve! Buono! Eh no! Oh no! Ah 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 ah! Wow 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 wow! No! Troppo lontano! Un bug clamoroso in Plague Tale. Non sono entrato in una porta e c'è il vuoto assoluto. Che è bello quando succedono queste cose e tu già ti rompi il cazzo. No, io mi rompo i coglioni quando accadono certe cose. Perché devi cominciare a sbaggare. E riavvia, e fai entra ed esci, e prova a prendere qualcosa. E puntualmente magari poi ci perdi pure i progressi. Va bene. Allora, devo andare là sotto. Ammazziamo pure a quello, al mister. Scusi! Mi scusi! Salve. Eh no. Facciamo di no, grazie. Ah, un sorcio. Poi non parliamo di Mafia 2. Davano Mafia gratis fino a non mi ricordo quando. Ormai l'ho mancato, vabbè. Però mi sono ricordato che non l'ho mai recuperato. E ora mi sono attivato per recuperare la versione PC originale. Che costa poco, tipo una ventina di euro. Mamma mia, Mafia. Ci ho giocato una volta sola. A casa di una mia cugina. E mi è piaciuto subito. Mi è piaciuto subito. Ero troppo piccolo, ovviamente. Ok, mi ricordo dove eravamo. Eh no! E mi ha preso invece. Buono tu, e che cazzo, e vaffanculo. Ok. Un consiglio, compra solo il primo. Cosa fa schifo? Fanno schifo gli altri? Non lo so, non lo so. Oh no, di nuovo questi no. No! Dov'è? Mamma mia. Allora, via, ok. Ah, sì. Ma aspetta, ero già venuto qua. Diciamo che va a calare la qualità, aumentano i bug, soprattutto quando c'è una missione buggata. Ok. Ma ha salvato o non ha salvato alla fine? Scusa. Sarei curiosissimo di sentire i tuoi pareri su Shin Megami Tensei Strange Journey, un capitolo della saga uscito dai tempi di DS in seguito rimasterizzato su 3DS. Non lo. Allora, una parentesi. I capitoli di Shin Megami Tensei sono inavvicinabili, raga. C'è Persona 3
Io il FES l'ho pagato 99 euro, non ho mai pagato così tanto per un gioco liscio, mai. L'ho pagato 99 euro solo perché sapevo che poteva solo andare ad aumentare di prezzo. Infatti era un'asta a cui miracolosamente ho partecipato solo io. Ma i Shin Megami Tensei sono quasi tutti inavvicinabili ormai, però i problemi mi interessano. Ho recuperato anche Digital Devil Saga, non mi ricordo a quanto. Forse tipo una trentina di euro. Che brutti sti topi, mamma mia. Conoscenza del folle, quello dell'altra volta che alla fine non credo abbia fatto qualcosa. Infatti la versione 3DS stava sui 150 euro. È un po' difficile, onestamente. È un po' difficile. Mamma mia, io sono una testa di cazzo perché il 3DS, console fantastica veramente, l'ho usata pochissimo nel tempo. Ma poco, poco, poco. Ed è una console fantastica, veramente. È stata supportata un bordello. Capisco il collezionismo, ma non spenderei mai queste cifre folli. Infatti, è una cosa relativa. Anche questa. C'è chi è disposto, c'è chi non è disposto. Io l'ho fatto solo perché Persona 3 FES mi interessava tanto. E poteva solo andare a aumentare il prezzo. 200-300 euro. Io l'ho preso 99, ma praticamente era, ripeto, era un'asta a cui ho partecipato solo io. Ma c'è molto di peggio. Ovviamente, se non avessi lavorato, non l'avrei mai fatto. Però, lavorando hai uno stipendio, ti puoi permettere qualche sfizio. Però, soprattutto negli ultimi 2 anni, ho comprato veramente pochi giochi. Comunque, perché sai, andando a vivere da solo, devi fare fronte a altre spese, eccetera, eccetera. Io tra 2021 e 2020 non avrò comprato nemmeno 30 titoli. Nemmeno quelli. Quindi alla fine è quello dell'altra volta. Questo sì. Po sì, potevo. Non l'avevo aperto. No, ok, si bussava. Di convincermi ad aprire questa porta? Se lei vuole, signorina, magari. Lei stia, sta facendo un lavoro ottimo. È egregio. Allora, visto che di qua c'ero già venuto, me ne torno giù stavolta. A proposito di personaggi, lasceranno a breve su PC il 3 Portable e il 5 Royale, mentre il 4 Golden è già disponibile su Steam. E io ho il 3 FES, il 5 per PS4 e il Golden per PS2. O PS... no, sì. Sì. No, non ho mai avuto questa necessità. Devo ricomprare tutto per PC. Non me ne frega assolutamente niente. Soprattutto poi Persona, che sono giochi chilometrici. Ok. C'è un'ombra di un nemico. Perché c'è un'ombra di un nemico qua? Dove cazzo è? È quello! Ok. Lo sapevo! Wow! Ma perché dei cazzo di proiettili poi? Andiamo, vai! Così poco gli faccio. Va bene, ma sono lenti. Aia! Manco il tempo di dirlo, va bene. Adesso mi incazzo. Adesso mi incazzo. Vaffanculo. Figlio di puttana. Non puoi fare un fendente verticale? Dietro, dietro, dietro. Ma porca puttana. Porca puttana. Madonna, sti corvi, porca troia, fanno un cagare addosso.
Affanculo alle vostre madri che vi hanno deposto e vi hanno partorito, porca puttana. Lì credo. Ah sì, ok, questa è una shortcut. Io ho comprato la PS Vita per Persona 4 Golden da solo. Allora, io la PS Vita non ce l'ho, ma la voglio recuperare. Ma due titoli in croce, giusto per dire, ce l'ho, perché effettivamente mi manca in collezione. Ecco dov'era. I due signori. Vabbè, li rascio poi, allora. Conviene che li rascio, va bene. Abbiamo sbloccato la shortcut. Ah, metto più vicino. Ah, la schiena. Aia. Aspetta. Dovrebbero essere usciti dalla zona. Ok, si può fare. Voglio andare là sotto a vedere cosa c'era. Non lo voglio più sapere, non lo voglio più sapere, non lo voglio più sapere, non lo voglio più sapere. No. C'è qualcun altro? Arrivano. È un porco, è un porco, è un porco, è un porco! Che brutto cazzo. E come l'ammazzo sto coso? Vabbè, vado a prendere gli echi e... Tanto la shortcut l'ho sbloccata. Mamma mia, ma proprio bruttissimo. Peggio dei cinghiali di Dark Souls. Non ti preoccupare, il maiale sembra grosso ma è un pippone. Magari ci riprovo, non lo so. Salve. Grazie. Ah, sono al massimo pure. Ok, posso abusare un pochino delle fiale. Miau, 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 miau. Chiama l'ascensore, chiama l'ascensore, chiama l'ascensore! Stia, stia, buongiorno, arrivederci, arrivederci. Alla prossima le offro un caffè. Buona giornata, signore, arrivederci. Io per Golden e Gravity Rush. Ecco, appunto, Gravity Rush penso che sarebbe uno di quelli che prenderei. Che forse è quello che mi ha sempre destato più interesse. Figli di puttana, guarda dove sono messi. I miei echi? Dove sono i miei echi? Ah, ah, giusto. Scendi. No, 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 no. Torna di nuovo, quello non abbiamo fatto niente. Scusate, mi sto ancora abituando. Non mi ricordavo che l'ultimo nemico che ti ha ucciso prende gli echi. C'è arrivo di proiettili, cazzo! E con il porco che faccio? Dove è andato? Sti corvi sono assurdi. Di nuovo, scendi. Scendi. Corvo di merda, scendi. Dove cazzo è? Fisting dal di dietro. Ho capito, ma pure le cavo delle cuffie in mezzo ai coglioni. Perché sto figlio di puttana non vuole scendere?
Cioè, sto coso è fatto apposta per farti venire la caga, praticamente. Eccolo! Arriva a me! Sei... Ok. Vieni, mamma, con Maria è scarso, ma tanto. Va bene, ok. Va bene. A cazzo durissimo, così, guarda. È scarso! Alla faccia del cazzo! Boh. Questo no, però, eh. Minchia, sberla. Devi andargli dietro. C'è poco spazio. Ok, va bene, va bene. Tutti contenti, grazie. Dimmi che ne valsa la pena. Rugiada di sangue freddo. Va bene, va bene. Stemma da cacciatore con sega. Non leggo perché c'ho davanti il coso. Allora, inserisci in un'arma per rinforzare. Servirà qualcosa sicuramente. Cos'è questo, fatto per suicidarsi? No, c'è qualcosa là. Troppo profondo, no. Ti ha appena aggiornato lo shop con delle armi. Perfetto, grande. Andiamo. No, 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 non mi butto, tranquillo, apposta. No, 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 l'ho visto, molto profondo, molto profondo. Si può andare veloce pure in su. Incredibile. Incredibile. Mi ricordo. Quasi gioca a bowling, ok. Vai, vai, incendiala, vai. Incendia quella merda. Incendia quella merda. Cosa c'è dal maiale? Dimmelo prima che vado, dimmelo. Figlio di puttana. Vieni, vieni. Riprova. Va. No, 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 no. Ok. Fallo di nuovo, vai. L'ho preso. No, non è vero, l'ho preso. Arrivederci. Mi dà qualcosa? Grazie. La scala per andare dietro alla palla che ha appena fatto scattare. Quindi era praticamente una shortcut. Vabbè, ormai sono qua. E dovrei essere vicino al boss. Ah, ecco. Aspetta. Vediamo dove, dov'era la strada. Mi suonano. Scusate un secondo. Arrivo subito. Ok, mi hanno portato un po'
d'acqua dal depuratore. Ho finito la mia stasera. Comunque, scusami, ma non voglio assolutamente fare backseat gaming. No, 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 allora. Mi sono pure sbrodolato. Allora, chiariamo il discorso. Se c'è qualcosa magari di importante ma opzionale, lo potete dire tranquillamente. Guarda che se là, di là puoi trovare un passaggio, di là puoi trovare un'arma, un'armatura, ok. Le cose. Perché si sente così forte adesso? Le cose essenziali, quelle proprio del gioco principale, della storia principale, silenzio. Questo è più che sufficiente. Ok. Basta fare così, ragazzi, non ci sono problemi. Perché ovviamente alla prima potrei anche mancare qualcosa. Ah, ecco, va bene, ok, va bene. No, non l'ho visto, non l'ho visto. Per esempio, io potrei anche, appunto, tu mi dici, il maiale è scarso, e allora io ci vado. Ma io che ne so che il maiale è scarso, potevo anche dire non me ne frega niente. Oppure potrei anche effettivamente andare contro un boss e perdere tempo. Perché dice, è inutile, lo fai ora, non sei abbastanza forte. Chi è che ringhia? Signori. Ancora vivo. No, ok. Marchio del cacciatore ardito, va bene. Perché mi sono fatto male? Sono del parere, bro, che se io o un altro ti suggerisce ti roviniamo l'esperienza. Perché sarebbe come guardare un tutorial su YouTube. Ma per carità, ci può stare. Infatti, dico, questa cosa me lo potete dire, fastidio non me ne dà. Quelle altre cose che vi dicevo prima invece evitate, per favore. Potete anche non dirmi niente tranquillamente, tanto io vado avanti lo stesso. Tranquillamente. Che cattiveria, fra. Bestie dappertutto. Presto o tardi, anche tu diventerai come loro. Padre Gaspare, va bene. Per gli amici di Padre Gaspi, va bene. Aia. Ok, tipo quello che vi hai detto tu adesso, non la... Tutte ste bare... Ok, io non sono mai andato oltre lui, effettivamente... Vogliamo giocare in due così, ok. E che... No! Ho perso la finestra! Gaspi! Dottor Gaspi! Eh sì, vabbè, tu c'hai uno shotgun, non hai una fi... È finito? Non gli sto facendo un cazzo, praticamente. Sta facendo sprecare tutte le fiale. Più perri devo fare. Sì. Sì.
Partita ancora aperta, dottore, mi dispiace. Ah, lei è ancora armato, pensavo che non lo fosse più. Aia. Ah. Aia. No, 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 no. Curati. Curati. Non volevo curarmi così tanto, però ok. Sì, è grande, vai. Che sta facendo? Mi scusi, non c'era bisogno di andare a farlo diventare Altered Beast, però, eh. Voglio dire Bloody Roar, vabbè, ci siamo capiti. Altered Beast mi pare che era l'anime, che cazzo era? Stia, stia, stia. Sono allergico agli cani. Ah, che bello, qua si schiva, che è una meraviglia. Non vedo più la vita, non vedo più la vita, perché c'ho la mia cosa davanti. No, cazzo, 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 cazzo. Ero già pronto per fare il first try, cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo. Che ero già pronto a esultare e farmi il cazzo di marmo per il first try. Ok. Va bene. Va bene. Non ci sono problemi. Allora, se possiamo potenziare. Devo rifarmare le cose. Non ce la farò mai. Voglio di nuovo tutte le fiale. È morta la regina Elisabetta. Adesso voglio vedere. Minchia, se è vero sono decaduti tutti i meme praticamente. I meme sull'immortalità della regina. Aspetta, non lo vedo per ora. Vabbè. Ha avuto sicuramente una vita lunga. Ma vabbè. RIP regina Elisabetta. Ce ne faremo una ragione. Immagino come saranno in subbuio praticamente là. Allora, rifacciamo e proviamo. Provo di nuovo a rifarmare un attimo le cose. Ora intervistiamo i dinosauri per raccontare la sua infanzia. Mamma mia, minchia, proprio mentre ero in live, mamma mia. Cioè è un evento importante, è storicamente importante quello che è appena accaduto. Mi servono di nuovo di portare al massimo le fiale. Ecco, questo tipo di informazione che mi serve. Se torno al sogno del cacciatore, ho vinto la necroscommessa, cassa. Cioè, avevi scommesso sopra. È di cattivo gusto, fra. O almeno è di cattivo gusto qua su Twitch. Se torno al sogno del cacciatore, perdo gli echi che c'ha, che si è preso padre Gaspare. Perché vorrei livellare. Perdi gli echi solo se muori. Quindi praticamente ormai sono destinati ad andare. In sostanza. Non può. Cioè. Devo ucciderlo per forza. Ormai li ha lui, giusto? Ce li ha lui ormai gli echi. Giusto? Mamma mia, guarda che c'è qua. Ah, ok, mi sembrava troppo sbagliato. Aspetta, facciamo un bello screenshot qua. Accendi.
Accendi, 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 accendi. Testa di minchia, una cosa devi fare, accendi. Minchia, quello non accende mai. Innanzitutto, inoltre, se vuoi puoi prenderli e usare l'osso del ritorno. Voglio farlo. Qual è l'osso del ritorno? In tra virgolette, no, per livellare. Voglio solo livellare. Ti risvegli senza questo? Marchio del cacciatore ardito, perfetto. Voglio assegnarlo. Ok, buona cena, fra. Sleale no però, eh. Fai male pure così, ok. No. Mi ridai le mie fiale, grazie. Marameo. Ok. Allora, per usarlo, non so qual è il tasto. Prima su Dark Souls era quadrato. Il tasto per usare il marchio del cacciatore? O beh, l'oggetto che ho equipaggiato? Per favore. Se provo quadrato torno adesso. Aspetta, ora vediamo. Non è... No! Qui no, qui no, qui no. Porca puttana. Porca puttana. Porca puttana. Uno si impegna. Che figura di merda. Che figura di merda. Che figura di merda. Guarda, solo per attutire, puoi tornare indietro nella live e dirmi quanti è che avevo quando ho affrontato Gaspare, per favore. Palle. Che figura di merda contro due stronzi. Vabbè, sono stato troppo azzardato io, colpa mia. Mi disp. Salve. Il chierico bestia lo hai fatto? Il chierico bestia? Non ricordo. Non ricordo. Ma non mi pare. È il primo boss questo, padre Gaspare. Accendi, accendi, grazie. Due si salvano sempre, minimo. Non ha preso nessuno, incredibile. E lui arriva il primo boss in genere. Esatto, sì. No, questo lo sapevo.
Nemmeno io mi vorrei qui, amore mio, ma intanto ci sono. Venga. Quello mi dà fuoco. No. Ok. Tra l'altro ti droppa un amuleto per comprare una nuova arma. Grande, perfetto. Però ormai penso che vado di padre Gaspare. E poi eventualmente facciamo l'altro. Il figlio di Troia, infame, bastardo figlio di una lurida baldracca di sua madre. Di nuovo no. Fanculo. Oh, 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 oh. Perfetto. Vabbè, ormai è inutile, lo sai quello. Allora, 1386, va bene, dai. Ce lo facciamo andare bene. Proviamo pure questo. Sì. Uso tutte le cose che ho utilizzato. Se c'è una cosa che ho imparato da Dark Souls è che questi si devono usare sempre. Sempre. Che build pensavi di farti? Ma io ancora non so nemmeno che tipo di armi, armature, tutto quanto ci sono. Ho visto l'altra volta solo i ruoli. I ruoli, tra virgolette. Quindi, che cosa avevo scelto? Non ricordo. Non ricordo cosa avevo scelto. Piano piano, è tutto appunto da imparare. Si vede strada facendo. Di sicuro non faccio di nuovo lo stregone, perché ho avuto grandi difficoltà quando ho fatto Dark Souls. Là sopra. Bentornato, buon cacciatore. Signorina, che cosa desideri? Vorrei livellare. Le armature puoi metterle come vuoi, non hanno peso in questo gioco. Ok. Molto bene. Che gli echi divengano la tua forza. Lasciami avvicinare. Ora chiudi gli occhi. Ah no, aspetta un attimo. Addio. Che tu possa trovare la via. Usiamo, eccoci qua. Allora, materiali. No. No. Ok. No. Ok. Sì. Bellissimo. Assegniamoli. Facciamo prima. Ok. Poi questo. E poi questo. Allora, questo. Bello, proprio. Non ci fa più niente per le altre. Per le yaki di prima. Bentornato, buon caccio. Che cosa? Molto bella. Allora, questo, assolutamente questo. Ok. Due punti. Un punto a questo. Se sono più di uno dello stesso tipo, puoi usarli dal menu per usarne multipli. Ah, grazie. Ah, che bello, grazie. Oh, cazzo, non leggo. Aspetta. Delle armi. Minchia, non leggo, cazzo. Facciamo questo. No, non posso più. Non posso più, va bene.
Questi nel dubbio vanno sempre bene. Addio. Arrivederci, signorina, grazie. Questo? Ah, consuma punti intuizione e suona la campana del vecchio cacciatore per ottenere la collaborazione dei vecchi cacciatori. Ok, questo serve per evocare, se non sbaglio. Salve! Salve! Tu devi essere il nuovo cacciatore. Salve, piacere. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora, questa è la tua casa. Io sono... German, amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori e abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Scrivimi effettivamente cosa fanno, così posso muovermi meglio. Allora, signor German... Un tempo questo luogo era sicuro per i cacciatori. Un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Non abbiamo tanti strumenti come un tempo, ma puoi usare tutto quello che trovi. Anche l'automa, se ti facesse piacere. No, la signorina, non mi permetterei mai. Un tempo, o almeno non mentre siamo in live su Twitch, dico per carità. Metti gli oggetti nel deposito oppure prendi gli oggetti. Ok, una cassa. Va bene, per ora no. Bello, bello, tutto che si muove, tutto che crolla. Manca l'attrezzo dell'ufficio necessario per questa attività. Ok. Questo? Pietre del sangue. 240 kg per frammento di pietre del sangue per 3 rinforzare l'arma. Sì. Ok. Questo per ora no, non ci punto tanto. Ok. Quello? Sono i ragazzi? No. Per sfuggire dal terribile sogno di questo cacciatore, ferma il contagio delle belve. La notte proseguirà in eterno. Ok. Questo invece cos'era? Ok, lo shop. Sì, refullami per favore, grazie. Ne ho 939. Dammene 3. Gli altri li trovo. E mi equipaggio anche questa. Questa. Sempre un po' qualcosa in più. Sempre qualcosa in più. Ragazzi, svegliamoci. Allora, le prime due si spiegano praticamente sole. Le prossime due sono competenza con le armi basate sulla forza e sulla destrezza. Tinta del sangue è la competenza con armi basate sul sangue e le armi da fuoco. Mentre Arcano lo eviterei personalmente per un primo playthrough. Aumenta competenze particolari e mi pare la scoperta degli oggetti. Perfetto, grazie. Più chiaro così. Andiamo a spaccare il culo a quel parrino. Non ho capito perché mettere qua il nonno in carriola, onestamente, però vabbè. Cioè, alla fine, come su Dark Souls, è molto più vicino di quello che sembra. Molto più vicino. Guarda come sono fiero. Mi si vedono gli occhi pure. Guarda, incredibile. Sono proprio fiero, guardami. Proprio fiero. Fierissimo.
Salve. Accenda, accenda. Lei là sopra, accenda. Una cosa deve fare nella sua vita di merda. Deve accendere. Ho premuto R1 per sbaglio perché ero convinto di schivare con quello. Va bene. Prego, venga. Non c'è due senza tre. Aia. Mi ha preso, direi. Bene, complimenti. È riuscito a farmi effettivamente male. No. Però così non ci siamo, non è giusto. C'è mancato pochissimo, ho rischiato veramente troppo. No, vabbè, questo non me lo dite. Va bene. Ci andiamo così. Ci andiamo così. Io il problema è... devo cambiare la webcam perché non vedo tutta la barra. Questo, il pezzetto qua, proprio dove sono io, mi manca della vita. Vabbè che l'avete visto pure voi. Quindi... signori, di nuovo, e dovete pagarmela ancora per prima avermi fatto morire. E avermi fatto perdere 1500 echi di 3500 echi di sangue. Lei mi sta sempre di più sui coglioni. Mi sta sempre di più sui coglioni. Dammi le due fiale che ho appena sprecato per te, grazie. Va bene, con una fiale in meno ce la possiamo fare. Bella, molto più bella la nebbia qua. Screenshotino anche qua. Gaspi! Gaspi! Poi certo, se deve finire pure così. Uffa. Bella quell'arma però. Ok, fase 2. Due volte no però, eh. Sì, 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 no, cazzo. Grande, ok. Fermo. Sì, è grande, sì. Grosso. Grosso, potento. Aia. Mamma mia, che casino. Preda uccisa, sì. Secondo, no, lo sai perché non lo uso? Perché mi trovo molto meglio con l'arma veloce rispetto a quella lenta. Così è più forte, sì, ma più lento. Secondo tentativo, al primo c'è proprio tanto così, cioè me lo sento tanto, tanto, tanto.
Padre Gaspare va giù. Che? Ah, sì. C'è qualcosa qui? No. Ok. Si può prendere quello là sopra? Su cosa cazzo? Ah, ok. Parei su sta boss fight. Allora, mi è piaciuta molto l'introduzione. Cos'era, anche lui un cacciatore? Non so la lore, eh. Poi impariamo tutto quanto. Però comunque, solo per il secondo tentativo. E al primo, se torni indietro nella live, lo vedi. Ci mancava tanto, tantissimo così. Spilla ornata rossa. Fammi vedere. Spilla rossa, donna una gemma del sangue goccia. Eh? In che senso? Una spilla rossa da donna con inciso il nome Viola. Forse questo gioiello era il dono di un cacciatore. Usalo per mutarlo in una gemma di sangue goccia, in grado di forzare qualsiasi arma. Con il giusto attrezzo all'officina è possibile potenziare diversi anni. Ok. Torno di là perché voglio livellare ancora. Un puntino in più non fa mai male. Ah. Ah. Signorina. Buon cacciatore. Che cosa desideri? Sì, Gaspare era un cacciatore. Ma si vedeva completamente. Stesso vestito, un'arma che cambia forma. Cos'era, corrotto, rovinato pure lui? Facciamo così. Può comprare anche la sua armatura. Addio, buon cacciatore, che tu possa. Andiamo? È la sua questa? O è quella che ho addosso? Mi sembra quella che ho addosso, no? Mamma, no, aspetta. Aspetta, devo per forza io. Dove è andato? Dove è andato Pierfranco qua? Dottore? È sparito. Ho già parlato prima con il dottore. A quanto pare non si è rotto i coglioni e se n'è andato. Geram, come si chiamava? Non mi ricordo. Compra con intuizione. Scambia punti intuizione con i messaggeri per acquistare e vendere oggetti. Ah, ok. Eccolo qua. Cappello di Gaspare. Aspetta, c'è un modo per fare il paragone? C'è un modo per fare il paragone con quello che ho addosso adesso? Quanto costa? Uno, tre, quindi per un totale di sei. E io ne ho... Ne ho 5. Solo se lo compri. Ah, quindi è la cieca. Vabbè, 4, 4, 3, 4, 5, 5. Mi tengo quello che ho adesso, onestamente. Poi lo compro anche per collezione. Tanto, su Dark Souls avevo preso praticamente tutto perché dovevo fare il platino. No, signorina, a posto. Meno male che ho acceso.
Ha una cosa sulle armature, sono praticamente solo roba estetica alla fine dei conti. E mi piace infatti un bordello questa qua. Quella di padre Gaspare Gascu sembrava troppo uscita da Van Helsing. Sono tutte sullo stesso livello. Ok. Si va di schivata tanto, come in tutti i Souls. Proseguimentiamo allora. Stat diverse ma abbastanza comparabili, ok. Ah, cancello. Aragorn che entra nella sala del trono di Re Theoden, ok. Solo che la schivata di Sbrasborn è migliore tra i Souls a mani basse. Assolutamente sì, mi basta già questa cosa che ha fatto che tu schivi, il nemico ti... cioè viene dietro di te, di qua, e lui fa lo scatto per andarlo a colpire. Minchia su Dark Souls che nervi quando c'era troppa distanza tra te e l'avversario. I nervi, veramente. Qua invece fai lo scatto e lo prendi, a posto, giusto così. Siamo nella civiltà. C'è una nota là. Il regno di Birgenweth cela ogni genere di rituale. Da lontana da noi i nostri perduti signori. Un vero peccato a pensarci. La testa mi treme in modo incontrollabile. Questo? Ok. Ok. Permesso? Cattedrale di Palermo. Cattedrale di Ward. Cathedral Ward, ecco dove mi aveva detto quello. Ti consiglio di fare il chierico bestia prima di andare avanti. Dimmi dov'è. Se fa che cazzo è sto coso? Salve, ma lei mi sembra un po' sciolto. Ecco cosa succede agli anziani quando non stanno in casa ed escono a prendere il sole di agosto. Devi essere un cacciatore. Scusa, Vincenzo deve aver celato il tuo. Bene, bene. Aspettavo qualcuno della tua stirpe. A causa della caccia tutti stanno chiusi in casa, aspettando che finisca. Come è sempre stato, sai, si è sempre conclusa. Ma non finirà bene, non stavolta. Anche alcuni di quelli che si nascondono stanno cambiando. Le urla delle donne, l'odore pesante del sangue, il rischio delle vene, sono tutte cose troppo comuni. Yarnam è finita, credo. Però, se trovi qualcuno e ancora in sé, parlagli di questa cappella di Orna. Qui saranno al sicuro. Vincenzo, tieni lontano il bene. Diffondi la voce, digli di venire qui. Se non ti dispiace. Ok. So che non dovrei chiedertelo, ma se durante la caccia incontri qualcuno. Sì, sì, c'era la signora che voleva. Ah, ok, grazie. C'era la signora che voleva il luogo sicuro. Glielo andiamo a dare. Nel frattempo faccio anche qua. La casetta col vecchio sedere a rotelle. Sì, sì, quella che abbiamo fatto. Ok. Torniamo indietro. Posso tipparmi? Vabbè, sì, torno e mi tippo. Faccio prima così. Allora. Vale per scusate, ovviamente la signora voleva un luogo sicuro, d'accordo. Vale per tutti quelli a cui potevo bussare? Non tutti, ok. Innanzitutto vado dalla signora, perché finalmente ho trovato il luogo sicuro.
Ok, chiaro. Va bene. Ah, ho un dolore alla schiena oggi incredibile. Allora. Parli con uno e lui ti regala il suo lanciafiamme. Sì, assolutamente, normalissimo. Sì. Ok, visto che non ho più tanto da perdere, io questi due li affronterebbi. Quello mi vede. Mi hanno visto. Mamma mia, cielo dorato. Già me ne sto pentendo. Sì, lasciamo stare, va. Dai, lasciamo stare. Allora, la signora, signora, i limoni! Ora voglio farti notare una cosa, guarda il filtro, non è più notte fonda, è l'alba? Olla! È l'alba? Battendo padre Gaspare ho fatto qualcosa? Signorina, signorina! Che cazzo, signor? Via, via. Una Karen praticamente, mamma mia. L'altra era quella che devo. Perché dovrei aprire tutto quanto? Era. Devo averla passata. Non era qua. Non era qua. Allora, il signore con la casetta in carrozzella. Va bene, andiamo là. No. Porca puttana. Quali scale? Quali scale?
sono delle scale? Ah, ok. Com'è che prima non l'ho visto? Ah, dove so? Non l'avevo più vista qua, giusto. Giusto, c'ero stato però. Oh merda. No, io li salto questi. Ho l'impressione di averlo già visto da qualche parte questo. Questo sono sicuro di non poterlo parryare, vero? Che fastidio! Fastidio alle orecchie proprio. E salta. Quello. Grazie, eh. Mi dà un fastidio il suo verso. Fatto male? Sì, sì, grande. Ma bellissimo. Non esageriamo però. Oh, si è incazzato. Si è incazzato. Mi si è incazzato. Mi si è incazzato. Raga, mi si è incazzato. Mi si è incazzato. Aia. Non mi prenda a cazzotti. Non mi prenda a cazzotti. Che cazzo sta fando? Se... Stamina? Ok, non mi sta sembrando troppo difficile. Per ora, adesso che l'ho detto, ovviamente morirò. Ci siamo. Cosa ho detto? Wow, 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 calmo. Tanto vale usarli. Mamma mia. Ci arriva lontano. Oddio, c'ho solo 3 fiale. No. Ai. Come cazzo m'ha preso? Attento, attenzione, non mi abbracciare. Fagli il super minchia power di colpo. Morto? Morto. First try. First try. Sì. Stemma di cacciatore non ho letto, aspetta. Non ho letto, stemma di cacciatore? Con spada, ok.
Deve essere servito a qualcosa qua, fare qua, no? Sì? Niente? Solo questo? Ok, va bene. Me la collo. Vado a livellare già che ci sono. No, 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 ma va bene comunque così. Un po' di sfide in più. Un po' di sfide in più. Controllo lo shop, ok. Archivio, ok. 3000. Ok. Asce da cacciatore, bastone filettato. Kirkhammer. Non quello, ok. Quella porta doveva essere una scorciatoia, ma non l'hanno inserita per motivi di bow mod. Era creato di sana pianta una scorciatoia per quella porta lì. Ah, ma infatti si vedeva che era agibile, era più chiara. Ah, è tornato. Salve. La luna è vicina. Sarà una lunga notte di caccia. Se le belve incombono e rischiano di schiantare i tuoi spiriti, cerca un sacro calice. Come ogni cacciatore prima di te, un sacro calice rivelerà la tomba degli dèi. In che senso, mi scusi? Dove i cacciatori banchettano in comunione. Quasi tutti i sacri calici sono nei recessi della tomba degli dèi. E i pochi che sono arrivati in superficie sono andati persi nelle mani degli uomini. Ma se i racconti dei cacciatori sono veri, uno dei sacri calici viene adorato nel borgo della valle. La città però è in rovina. È stata bruciata e abbandonata per paura della piaga. Ora mi dimorano solo belve. Il luogo ideale per un cacciatore. Non credi? Uno dei sacri. Allora, mi suggerite il bastoncello. Va bene, vediamo. Peccato però, l'ho potenziata prima la mannaia. Sì. Allora, bastone filettato, attacco fisico 78. 90, 85, 98, ok. Ok, 16 di forza. Però allora, facciamo così. Facciamo così. Tutti contenti. Lo compro. Se non mi piace, rimetto la cosa. Ora vado a livellare. Bentornati. Molto bene. Lasciami avvicinare. Ok. Ah, per pochissimo. Va bene. Nel tempo, non ti resta. Allora. Addio, buon cacciatore. Signorina. Allora, posso anche usarli tutti e due effettivamente. Vediamo. Mamma mia. Capisco perché è meme. Sembra quando uno ti si avvicina. Ora ti ficco questo nel culo. Inchino prima di andare via. E non mi ricordo come si facevano. Qual era? L'avevo detto all'inizio. Qual era il coso? Il tasto per i gesti.
Ecco perché non mi funzionava, ok. Signorina. Allora. Mi piace. Mi piace. Allora, andiamo. La signora lo chiama. Vediamo, vogliamo vedere se effettivamente è andata a Cathedral World. Voglio vedere se è venuta. Il bastone è Me Plaza, comunque. Sì, sì. No, vero, vero. In che senso, scusa? Non... Sarò sincero, ci ho pensato pure io dopo che l'ho detto, ma ti prego, intendo dire che ha portato la sua presenza alla cattedrale. La sua presenza fisica, proprio. Dov'è lo sciolto? Ah, il cacciatore. Sono io. Grazie. Dimmi, quella vecchia, le hai parlato di questo luogo? Sì. Sì. Certo, quanto a conversazione mi offrirà molto una... Mi dispiace. Devi sapere che è viva. Ok, va bene. Se, ok. Sì, ti chiedo scusa, dico, ha un po' un bastone su per il culo, che guarda, ecco, questo qua l'ho preso adesso, gliel'ho tolto dal culo, dovrebbe essere tecnicamente più calma, ma ne dubito, ma qualche settimana di vagi si le dovrebbe andare tutto bene. Si trovi in qualche superstite, ecco, sì. Mandalo alla cappella di Odon, va bene? C'è l'altra signora, ma non mi ricordo dov'è. Vabbè, andiamo avanti, tanto poi posso tornarci là. Ah, la signora. Sì, mamma mia signora che... Ma da dove cazzo è uscita? Da quale fiaba Disney è uscita, signor? A parte che il suo naso praticamente è l'incarnazione del teorema di Pitagora, però vabbè. Oh no, non mi sono scordata. Credi che io sia in debito con te? Sì. Beh, questa è davvero bella. Il disastro che si è abbattuto su Yarnam è colpa soltanto di voi forestieri. La vostra stirpe ha corrotto il nostro sangue. Non ti avvicinare. Conosco quelli come te. Ah, sì? Vuole conoscermi un po' meglio, signora? Prendi per queste scale e trovi un piccolo set di vestiti bello. Vabbè, signora, che le devo dire? Tu. Non ti avvicinare. Conosco i tuoi trucchi. Intende questo, signora? Non è un trucco. È tecnologia. Eccolo là. Salve. No, 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 no. Ah! Volevo cambiare arma. Deboluccia, però ok. Vediamo. Uno, due, tac. Va bene, per un po' lo uso. Tanto posso cambiare. Va bene, va bene, va bene. Aspetta, voglio continuare a vedere un attimino qua. Ok, va bene. No, l'impressione è che questa sia la strada giusta. Non è questo. Minchia, sei. Grazie. Questo? Ok. La videocacciatore, la guardia cacciatore. Oh, oh, oh. Cos'è? Ma c'hanno pure loro i bastoni. Che cazzo è che mi ha preso? Cioè, ho visto proprio la sagoma della mano. Follia, poi. Ero già pronto a maledirti. Sappilo. Non me lo devi dire, dico per carità. Solo per vedere come mi sta. Voglio vedere.
Un gentleman, ragazzi, un gentleman. Ce ne andiamo un po' in giro così con il bastone. Sono il gentleman. Sono il gentleman hunter. Vediamo se la signora. Signora, mi scusi. Egregia signora, salve, guardi, io mi vorrei scusare, vorrei porre le mie più sentite scuse per averla disturbata con la mia sola presenza, ma sa come dico, ci sono molte persone in questo mondo e sicuro non nego che i cacciatori che lei ha incontrato in precedenza le abbiano fatto qualche torto, ma io le posso assicurare che sono qua per risolvere i torti che le sono stati fatti. Se lei mi concedesse la possibilità, gliene sarei molto grato. Nella maniera più gentleman possibile le dico di andarsi a fare fottere. Arrivederci, signora. E se usi il cappello di cacciatore sei esattamente nella cover. Ok. Ho sbagliato a metterli o è giusto? No, giusto. Ma mi piacciono tutte e due. Però per ora tengo questo. Mi piace col bastone. Aspetta, voglio farmi uno screenshot. Aspetta. Ok, dovrebbe essere riuscito. L'ho preso! L'avete visto che l'ho preso? Aia! È nuovo sto abito, cazzo! Non fa niente. Siamo qua. Non fa niente. Non fa niente. Non fa niente. Ci sto. Bastone, ci sto ancora un pochino prendendo la mano. Però mi piace un bordello. Mi piace un sacco. Ok. Torniamo a prenderli subito, però giusto per fare, per andare più velocini. Ok, con questo ci siamo. Comunque il bastone è perfetto per il crowd control appena ti ci abitui. Ok. Ce n'è un altro? Ah, salve. Mamma mia, bello. Puoi anche comprare l'ascia che è l'arma che usava il boss. Sì, ma non, troppo pesante, non mi piace tanto. Bella, ma non mi piace tanto per come l'ha utilizzata lui. Magari la compro se c'è un trofeo che dice che devo comprare tutte, la compro. Salve, mi scusi. Chi è il figlio di puttana con i miei haki? Innanzitutto lei se ne deve andare a fare in culo, dottor cane. Ma vaffan... Basta. Ok, grazie. Voglio provare a fare il pelle. Wow. Perché toglie l'arma? Perché mi toglie l'arma quando faccio? Chi aveva i miei echi? Dove sono finiti i miei echi, raga? Ah, è generico coi pugni, ok. Dove sono morto? Io sono morto qua, no? Non ero morto qua. Punto esatto. Sì, vabbè.
Io non li vedo. Ah, ecco. Grazie. E lo sapevo, lo sapevo. Ti pare che non ti conosco, lo sapevo. Vabbè, tutto qua, va bene, ok. Oh, porca di quella puttana, che danno fa? Salve. Basta. Lei ci ha provato, ma le è andata male, mi disp. Lei invece mi ha rotto il cazzo, proprio detto sinceramente. Vada a fanculo, nei coglioni, ecco così, proprio nei coglioni, vaffanculo. Grazie. Salve. Scusate l'intrusione. Ancora, va bene. Questo? Mm-hmm. Cosa c'è di qua prima? Salve, lei è un alleato, sì. Salve, mi scusi, non voglio disturbarla mentre prega. Che cazzo di capelli ha? Biondissimo. Tu sei un cacciatore di belve, vero? Sì. Lo sapevo. Anche io ho cominciato in questo modo. Ti chiedo scusa. Chiamami pure Alfred. Signor Alfredo, salve. Protetto di Mastro Logarius, cacciatore di vile sangue. Allora, cosa mi dici? Le nostre prede possono essere diverse, ma siamo entrambi cacciatori. Perché non collaborare? E discutere di ciò che abbiamo appreso. Un alleato incredibile. Oh, oh. Molto bene. Molto bene davvero. Prendi questo per celebrare il nostro incontro. Mm-hmm. La caccia alle belve è una pratica sacra. Che il buon sangue ti mostri la via. Fratello, grazie di tutto quanto. Potremmo trovare parecchie cose da condividere. Forza, dimmi cosa suscita il tuo. Come sai, la chiesa della cura è la fonte del sangue curativo. Beh, io sono un semplice cacciatore. Non conosco molto bene i meccanismi dell'istituzione. Però ho sentito che il sacro ricettacolo del sangue curativo è venerato nella cattedrale principale. E che i consiglieri della vecchia chiesa risiedono nel livello superiore di Cathedral Ward. Se sei in cerca di sangue curativo e la chiesa è disposta ad aiutarti, ti conviene far loro visita. Bergenworth è un antico luogo di studio. E la tomba degli dei che si trova sotto Yharnam dovrebbe essere familiare a ogni cacciatore. Tempo fa, un gruppo di giovani studiosi di Bergenworth ha scoperto un sacro ricettacolo nei recessi della tomba. Questo ha portato alla fondazione della Chiesa della Cura e a tutti i riti legati al sangue curativo. Da questo punto di vista, tutto ciò che esiste di sacro a Yharnam può essere fatto risalire a Bergenworth. Oggi, però, quel luogo giace sepolto da una fitta foresta, abbandonato e in rovina. Inoltre, la Chiesa della Cura ha dichiarato che Bergenworth è un'area proibita. Non è chiaro quanti di coloro che vi hanno studiato siano ancora in vita, ma solo loro conoscono la parola chiave che consente di superarne il portale. Ok, la ringrazio. Addio dunque. È stato un piacere. Anche per me, signor Alfredo. Ti mostri la via. Anche a lei, signor Alfredo. Arrivederci. Siamo tra gentleman, tanto qua. Lore. Lore, signori. Lore, signori. Sì, lore, signori.
Allora, qua sotto si era aperto il passaggino. Vediamo. E mi faccio pure male, già che c'è. Ok, non mi faccio male. Salve. Signor Lori. Gemma del sangue della te. Che cos'è? Serve? Sono venuto giusto per il brindisi. Bravo, bravo. Spero che tu abbia portato effettivamente qualcosa con cui brindare. Va messa sull'arma. Non posso metterla qua. Va bene, va bene. Beh, se c'è un trofeo dedicato, vuol dire che deve essere importante. Ci sono le scale, dove? Mamma mia, che figata. Allora, finora. Ah, mi sembravano scale da lontano. Dove c'era la gemma, ok. Dove sono queste scale? Ah, ecco, scusate, scusate, non. Madonna di Dio! Nel culo! Venga, venga, venga! Come un vero gentleman, signori. Niente, va bene. Salve. Di qui scale rotte, vabbè. Ok, meno male che sono venuto. Antidoto. Oh Gesù. No, 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 veleni no, ti prego. Dark Souls era un calcione coglioni, ti prego. Questa città è stata abbandonata da tempo. Qui i cacciatori non sono benvenuti. Allora, se ti può fare piacere, il veleno qui è raro. Sì che mi fa piacere, ma per essere raro vuol dire essere molto più effettivo. Cioè, avrà più effetto. Ok, cosa sono venuto a fare qui? Non posso andare da nessuna parte, giusto? Era solo per. Va bene, dai, facciamolo. Volevo farlo comunque. Anche perché devo livellare. Devo andare dalla signorina e livellare. Puoi aprirla la porta? Come? No, non ho niente per aprirla. Ora lo facciamo, ora, ora, ora. Un attimo, una cosa alla volta. Signorina. Uno e due. Minchia. No, aspetta. Aspetta. Addio. Bentornato. Che cosa devi fare? Ma mi sa che non bastano comunque, Molto bene, lasciami. vabbè. Io aumento sempre questa. Ok. E ok. Pari passo. Ok. Addio, buon cammino.
Si dice che un sacro calice sia custodito ad Old Yharnam nella vallata. Ok. Rinforza le armi con le gemme del sangue. Queste donano alle armi speciali caratteristiche. Facciamo questa? Subito? Diretti? La facciamo? La facciamo? Da più uno in po'. Ah, la manna. No, me la conservo per ora. Allora, guarda, non è per cosa, ovviamente, ma voglio fare le scelte giuste. Tanto ancora siamo perfettamente non è ancora troppo difficile. Vabbè, sto usando il bastone, effettivamente. Bro, le gemme possono scambiarsi. In che senso? Sorry, this is not a Spanish stream. Italian stream. Non sono permanenti. Ah, ok, va bene, va bene. E io non lo so, raga, non lo so. Scusate. Ok, va bene. Non preoccuparti se le inserisci, puoi rimuoverle e inserire su un'altra arma. Perfetto, grande, grazie per avermelo detto, perché sennò non me ne sarei accorto. Ritorniamo di là. Vediamo. Ok, non cambia niente esteticamente, bene. Oh, là il calice. Tra 5 minuti chiudiamo, raga, e facciamo il brindisi. No, no. No PlayStation cam. No, no. Webcam. Beh, a parte Riccardo Rovatti, che non mi aspettavo di trovarlo pure qua. Ok. Credevo per un attimo di aver sbloccato una shortcut. Sono più a secco di quanto immaginassi comunque con le fiale. Devo stare attento. Salve! Buono! Che cazzo è una mummia? Ma vaffanculo. Mamma mia, sembra che... Non lo so, tipo... Sembra tipo a Palermo quando ci sono quelle strade che sono... le radici delle piante le hanno fatte... Fanno salire le curve. Ora rido tradito. No, aspetta. Tu stai preparando qualcosa, io lo so. C'è qualcosa che non va qua. Voi mi state trollando, secondo me. Ancora. E che cazzo. Doveva essere questa la risata. Dovevo avere paura di uno che si animava. Si vedeva che era vivo. Ma che è Samara di coso? Di The Ring?
si levi dai coglioni cortesemente, grazie. Allora, io le dico che... dov'è? Qui? Sì. Questo gesto è per farle capire chi comanda. Ho ristabilito i gradi. Abbiamo ristabilito le gerarchie, grazie. Mamma mia, sto... Se esistesse un cielo così nella vita reale, penso che sarei sempre con la macchina fotografica in mano. Si può andare di qui? Sì. Grazie. Sei un cacciatore a... Grazie. Pace, spietato, è provvisato. Avevo letto ebreo. Beh, la ringrazio, ma mi farebbe anche molto piacere se lei cortesemente si presentasse. Siamo tra gentlemen. Ai. Ecco perché è utile per il crowd control. Ed ecco perché sto morendo. Veleno, 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 veleno. Ok, questi sono velenosi. Ma che è? No, 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 no. Ok. Volevate. Ah, può ancora. Vaffanculo, basta. Arrivederci. Quando hai veleno, veleno, sembra ti fessi un'altra cosa. Chi è di Palermo capire? Sì, a parte questo, sì, sì, ci ho pensato pure io. No, cioè, stava spuntando una cosa del veleno e già mi sta... Orco Dio! Orco, 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 orco. Lo sapevo, lo sapevo, non era solo quello. Tu l'hai fatto apposta. Ma che cazzo è quello? Minchia, manco allo sbarco in Normandia c'erano sti cosi. Mi scusi, mi vuole fermare, però, no, non ci... no, raga, non posso passare. I'm the weapons guy, la prossima volta ti ascolto con gli auricolari. Che faccio? Mi devo buttare? I'm the weapons guy. And this is my weapon. Posso... Ah! Ah, qua! Ero già pronto a buttarmi, c'ero proprio vicino. No, ma che cazzo, dai, raga. Sapevo... Salta, devi saltare. Esatto, così, bravissimo. No, oh, levami. No, 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 no. Che schifo. E mo che faccio? L'antidoto, lo uso, raga, non sti cazzi. Ah, ok, scende lentamente, va bene, va bene. Ok, va bene. Che schifo. Proprio mi ha in faccia. Si dovrebbe pure chiudere qua. Si deve chiudere. Tocca, per forza. C'è più niente? Era tutto qua? Tutto qua? No, forse... Aspetta. Ecco, appunto. Non lo so. Non lo so. No. Non lo so come mi ha mancato quella Molotov, ma mi è mancato.
Basta. Wow, che cazzo ho fatto? Che cazzo è che... No! Giù. Raga, ditemi che c'è una lanterna nelle vicinanze, perché dovremmo chiudere. Oddio. Ok. No. Da molto vicino in realtà, va bene. Allora in caso ce ne torniamo. Mamma mia. Sì, ora lo facciamo, un attimo. Gemma della tinta del sangue, ok. Si sale? Non si sale. Va bene. Raga, questo, vabbè, non lo usiamo, raga, dobbiamo chiudere. Quindi niente, dobbiamo chiudere. Per forza. Tanto non siamo andati tanto lontano. C'ho un dolore qua. Incredibile. Allora, livelliamo. Si può fare, sì. No, perché la prossima volta me lo scordo. 100-100 me lo scordo. Poi mi spunta benvenuto nella chat room, ma perché? Signorina, mi scusi, avrei bisogno... No, un attimo, mi do gli echi. Ancora? No, ok. Bentornato. Se non riesci a livellare, prendi il kill hammer. Ok, vediamo. Molto bella. Posso livellare. Facciamo sempre resistenza. Anzi, aspetta. Facciamo un po' di questo. No. Ok. 625, va bene. Addio, che tu porti. Grazie signorina. Va bene, perfetto. Ci fermiamo qui. Rimaniamo così. Allora. Ragazzi, per oggi basta così. Facciamo il brindisi. Allora, finalmente sto affiliato si è raggiunto e ovviamente non c'è modo migliore. Un attimo che mi faccio impressione da solo qua. Devo togliere l'anteprima. Vabbè, non fa niente. Non c'è modo migliore ovviamente per brindare con questo. L'amaro montebannabile, perché Twitch si incazza. Quindi, allora, siamo pronti. Non ho una musica migliore di sottofondo da mettere, però ce la facciamo andare bene. In relax, totale relax. A posto. Ok, non so cosa avete là dietro. Se avete voi qualcosa pure là pronto. Allora, ragazzi, finalmente si è raggiunto lo stato di affiliato. Devo ringraziare solo voi. Veramente, grazie a tutti quanti. Sia a chi conosco di persona, di presenza, sia a chi non conosco, chi mi segue solo attraverso i miei video, attraverso Twitch.
vi devo dire grazie veramente per tutto quanto, perché mi seguite anche all'alternanza, non per forza in maniera costante, che mi supportate, mi seguite, che mi state sempre appresso nonostante le mie pause molto lunghe, che avete reso possibile anche questo traguardo che per molti sarà praticamente uno sputo, però per me comunque vuol dire tantissimo. Sì, l'inizio di tanti successi, esatto. Se questo sarà l'inizio, è l'inizio di tanti progetti che si possono avverare. Voi continuate sempre a supportarmi e vi assicuro che faremo un sacco di cose. Faremo un sacco di progetti, faremo un sacco di giochi insieme, faremo un sacco di live, faremo un sacco di video, faremo tutto. Quindi ragazzi, per chi sta brindando, grazie sempre. Alla vostra. Grazie. Siete tutti bellissimi, ragazzi, veramente. Siete bellissimi. Veramente, grazie di tutto quanto. Grazie per avermi permesso. Mi dispiace che mancano anche altre persone questa sera, di quelli che ci sono di solito. Avrei voluto brindare pure con loro. Poi sentirò di presenza, assolutamente sì. Ringrazio anche i signori che mi hanno dato qualche consiglio per Bloodborne, anche facendosi la risata, perché prima non me l'aspettavo la machine gun, onestamente. Quando si attiva che mi subo, dobbiamo aspettare solo un giorno ancora, perché praticamente funziona che Twitch aggiorna le statistiche degli streamer dopo un giorno, minimo. Quando verrà registrato che effettivamente avrò streamato per 7 giorni diversi, che oggi è il settimo, posso fare l'attivazione dell'affiliato. Lo comunico poi su Instagram, faccio la foto, quindi potete stare refreshati là, potete stare aggiornati là. Tra l'altro ragazzi, condivido pure con voi, giro l'etichetta perché ho paura che Twitch veramente si incazza, anche se è un alcolico che con il nome di una città che esiste. Comunque vabbè, siamo su Twitch. Con l'affiliazione diventi tipo un influencer? No, posso sbloccare più funzionalità per il canale e posso monetizzare. Quindi voi potete subarvi pure, se avete, o pagando normalmente, o se avete il Prime Video. Se avete Prime Video avete un sub gratis. Non pagate nulla per fare la sub. Poi comunque, poi te lo spiego pure te nel privato se vuoi. Dicevo, questa è la stessa bottiglia di Monte Bannabile che con cui ho, diciamo, brindato a casa mia. Quindi per me è un doppio traguardo, sia casa che affiliato di Twitch. Quindi questo per me vale tantissimo. C'è pure il September. Qual è il September? Scusa, ovviamente io sono subato personalmente solo a un canale, che è quello dei Topolini di Arcadia Caffè. Che saluto e ringrazio pure a loro per tutti i consigli. Possiamo continuare a parlare, ragazzi? No, anche siamo 10 minuti in più, ma non ci fa niente. Per me tanto questo è una chat piacevole. Subasti costa meno fino al 30. Grande sconto del 20%. Perfetto, perfetto. A fagiolo! A fagiolo per chi non ha il Prime Video. Descrivo pure per Davide. Allora, su Twitch ovviamente si monetizza. Ci sono tre modi per monetizzare su Twitch: con le visualizzazioni che ti arrivano dal sito stesso, i soldi ti arrivano dal sito stesso. Le sub sostanzialmente sono gli utenti che si subbano al tuo canale e non vedono le pubblicità, perché poi dico ovviamente io pure, ma quando sei affiliato minimo puoi fare partire le pubblicità. Con la sub non vedi le pubblicità ed è un supporto. Terzo modo, le donazioni dirette, che ancora non lo so se è attivo, però vediamo, perché qualcuno già si è dimostrato abbastanza volenteroso di volermi supportare e va benissimo così. Se ovviamente Twitch, per chi non lo sapesse, è di Amazon ha il servizio Amazon Prime, che ti dà anche Prime Video. Quando fai Prime Video o Amazon Prime in generale, puoi fare una sub a un canale a tua scelta gratuita per un mese. Cioè io il Prime l'ho, ma l'ho usato questo mese. Va bene, ok, non ci fa niente. Anche al prossimo. Tu attiva, non si sa mai quando arrivano i soldi. Assolutamente sì, infatti. Da domani non è che farò i miliardi, attenzione. Però quello che mi interessava veramente è che Twitch effettivamente quando raggiungi l'affiliato ti sblocca le altre funzionalità per il tuo canale. Io ho Prime solo per quest'anno perché è aumentato. Non è più 3,99€. Adesso che ho raggiunto l'affiliato, aspettavo questo, mi dedico un po' di più alla cura anche dell'estetica del canale. Metto i riquadri, metto più link, metto tutto quanto.
Non aspettavo altro. Esattamente come avevo detto che per tornare a streamare aspettavo di venire a vivere da solo e avere la linea buona, aspettavo l'affiliato pure per questo, per dedicarmici di più. Deve essere una progressione, piano piano. Avrà più senso anche adesso mettere degli eventuali goal, per esempio. Tipo, non lo so, il daily sub, un traguardo di follower. Let's go magician, grazie Kevin. Grazie a noi che ti abbiamo creduto, io per primo. No, no, veramente, ma io non sarei da nessuna parte se voi chiunque non mi supportasse sulle piattaforme varie. È un dato di fatto. Io sono sempre felice più che altro che i miei contenuti effettivamente mi piacciono. Mi fa veramente tanto piacere. Perché sennò sarei solo uno stronzo che gioca al vento e che parla al vento poi. Perché abbiamo bisogno di cultura videoludica, non spazzatura. Sono qua pure per questo, per cancellare un po' di spazzatura, che effettivamente di questo periodo ne gira troppa. Negli ultimi anni vedo che c'è pure molta di... cioè, si sono compensate effettivamente le due cose, in un certo senso, ma la disinformazione ancora è molto di più di quella dell'informazione. Più che altro ci sono molte più persone che fanno video approfonditi, contenuti approfonditi, affidabili, veritieri e tutto quanto. Dall'altro lato però ci sono persone che veramente nemmeno commento. Assolutamente. Tra l'altro non mi piace questo periodo che stiamo vivendo, dove ormai siamo la community dei videogiochi tutta, proprio i clienti, la domanda, i consumatori dell'industria videoludica sono... Ciao Fra, scusa il ritardo. Vabbè, non ti preoccupare, pensavo proprio a te. Puoi recuperarti la live, siamo andati avanti. Padre Gaspar è stato battuto. Dicevo, sono ormai delle scimmie urlatrici, perché vogliono tutto, vogliono subito, poi non gli va bene mai un cazzo, sputano veleno su ogni cosa. Io infatti prima di te seguivo Mega Robby, lo conosco, l'ho visto un paio di volte mi pare, un grande, faceva molto retro gaming sia teorico che giocando. Allora, volevo pure dire questo, a me piacerebbe, se si fa un'altra live, portare un gioco in retro gaming. Dai, qua che c'è. C'è veramente, raga, un bordello di progetti in testa. Tra l'altro, questo lo dico a voi e a chiunque guarderà live poi. Più mi supportate, più io posso dedicarmi a tempo pieno a Twitch. Quindi posso portare più contenuti. Io, per esempio, due cose che mi piacerebbe molto portare sono una Nuzlocke Challenge di Pokémon. Quella mi piacerebbe un sacco farla, di Pokémon Smeraldo. E un giorno dedicato al retro gaming. Un gioco anche PS1 a scelta, come abbiamo fatto per Deadpool e Bloodborne a sondaggio. Vi metto un sondaggio con i giochi PS1. Se ne sceglie uno e si gioca. Tipo Medieval. Esatto, bravissimo. Con la PS1 c'è l'imbarazzo della scelta. Più di 120 titoli, infatti, ci sono qua. Trovate tutto su Instagram, ragazzi. Tutto su Instagram. O su Discord. Tanto voi che mi state parlando sul mio Discord già ci siete. Quindi questo è assodato. Non me lo ricordare che ti incoglionisco. Da vedere comunque, perché le mie limitazioni ovviamente sono pure per l'orario. E il sabato preferisco non farlo. Una specie di retro Saturday, ecco. Sarebbe interessante. Però il sabato me lo voglio tenere libero, uscire, stare tranquillo, eccetera, eccetera. Tanto c'è già la domenica comunque, solo che la domenica faccio just chatting. Comunque. Va bene, il brindisi l'abbiamo fatto, però di nuovo. Grazie sempre a tutti quanti. Grazie a tutti quanti voi che mi avete supportato fino ad adesso. Non so se vi siete presi pure voi qualcosa. Anche l'acqua va bene. Se fai Strange Journey ti gifto 50 bombe. Cioè, stai calmo però, dico grazie, ma stai calmo. No, non lo conosco. Poi me lo dici su Discord qual è questo, mi informo. Tanto se il gioco mi piace me lo compro anche al di fuori per fare content tranquillamente. Ragazzi, andiamo veramente in chiusura. Siamo fuori di un quarto d'ora. Di nuovo ragazzi, grazie a tutti. Se fai Metal Gear te ne do 100. Te lo giuro veramente, non sto scherzando.
io porterei tutti i Metal Gear se potessi. Tra l'altro Metal Gear 5 non l'ho nemmeno giocato, una blind run ci potrebbe stare tutta. Il problema è uno: non sembra esserci tutto questo interesse. Non voglio che ci riduciamo a me e te, perché Metal Gear è una saga che va assaporata, va analizzata, dico un sacco di cose. Posso portarli tutti, 1, 2, 3, 4, 5, cioè giù, pure 5, sì. Però se porti Castlevania ti do il culo. Quale Castlevania? Ne ho uno solo. Mi ricordi quando dovevamo fare la maratona di Metal Gear? Puoi fartela adesso qua da me, caro mio. Adesso te la puoi fare qua da me la maratona di Metal Gear. Quello che hai. C'ho il primo. Il primo in assoluto. Là. Non qui dove sto indicando. È lì sullo scaffale. È proprio il primo per NES degli anni 80. Faccio la speedrun di Metal Gear Solid. Si può finire proprio un quarto d'ora, praticamente. Si può finire saltando tutte le cazzine e facendo i bug giusti. Si può finire un quarto d'ora. Basta, ragazzi, d'accordo. Andiamo così. Grazie di nuovo a tutti quanti. Grazie di nuovo per essere stati con me, per il supporto. Grazie pure per avermi fatto raggiungere l'affiliato. Ci vediamo domenica di pomeriggio alle 3 con il Just Chatting. Poi, per eventuali aggiornamenti e sempre sondaggi e tutto quanto, Discord e Instagram. Per i nuovi arrivati, qua sotto. Contenuti principali, invece, qui. Grazie di nuovo a tutti, ragazzi. Mi raccomando, fate i bravi.